conseguenze neurologiche post-Covid, un ambulatorio neuro-Covid di fatto. Allora, iniziamo a spiegare a chi è rivolto questo servizio. Il servizio ambulatoriale è rivolto a tutte le persone che abbiano, nel corso di questa, ahimè, di questo brutto anno, avuto un'esperienza, diciamo, negativa con questa patologia e abbiano manifestato dei sintomi neurologici, appunto, durante l'infezione o anche nelle fasi successive, quindi nella fase diciamo, del post-Covid. Manifestare appunto sintomi quali cefalea, disturbi dell'olfatto, disturbi del gusto, disturbi delle sensibilità e anche quella che viene. Allora, mi chiedono dalla regia se può per favore avvicinarsi al microfono perché non la sentiamo bene. Sì, adesso la. Perfetto. Allora, le chiedo cortesemente se ci può davvero fare di nuovo l'elenco dei sintomi che, come ci diceva, si possono accusare, aver accusato sia durante la malattia, ma anche nella fase di remissione dalla stessa. Sì, come dicevo, ci può essere una semplice cefalea, un banale disturbo dell'olfatto o del gusto, per poi arrivare anche a sintomi più importanti come alterazioni cognitive, disturbi del sonno, disturbi della sfera emotiva, quindi disturbi dell'umore, crisi di panico e diciamo sintomi analoghi. Ecco, come fate a capire in che maniera questi sintomi, un mal di testa, anche un attacco di panico, sono collegati alla malattia? Ma innanzitutto l'aspetto della storia clinica del paziente è abbastanza importante, direi, nel senso che è ovvio che se la persona stava assolutamente bene prima, in salute, e poi a seguito dell'episodio infettivo e magari di un'ospedalizzazione oppure semplicemente in una fase di timore per la propria salute, ha sviluppato questo tipo di manifestazioni, è ovvio che il rapporto di causa-effetto diventa abbastanza evidente. Ci sono altre situazioni in cui magari una sintomatologia preesistente, questo è il caso ad esempio di persone che soffrivano di emicrania prima della infezione da Covid e dopo l'infezione, quindi nel decorso della post-infettivo hanno in realtà presentato un importante peggioramento della sintomatologia con delle crisi ricorrenti e quindi un quadro più severo. Senta, questi sintomi sono direttamente, la gravità, anzi, di questi sintomi che restano è direttamente proporzionale alla gravità della malattia che si è avuto? Non necessariamente, in parte tutto dipende da come si è manifestata, con quale gravità si è manifestata la malattia, quello può, diciamo, condizionare ed essere condizionata dalla presenza di sintomi neurologici durante la fase acuta. Ad esempio, se il paziente è stato in terapia intensiva, e ha presentato dei disturbi della sfera motoria e sensitiva, sicuramente quello rappresenta un elemento di gravità. Ma se il paziente, benché sia stato ricoverato in terapia intensiva, abbia presentato solo sintomi respiratori, poi, ripeto, non è detto che questo correli con quello che succede dopo. Senta, questi sintomi vengono sviluppati anche da chi ha avuto la malattia in modo asintomatico? È difficile, molto difficile, questo non lo abbiamo notato. Probabilmente, questa è un'osservazione anche giusta, ma probabilmente come dire, o al di là dell'aspetto infettivo in sé, esiste anche diciamo, una componente emotiva, un vissuto del paziente che rende il sintomo in sé più, diciamo, pesante da sopportare e quindi anche più complesso da gestire. Ecco, è prematuro forse chiederglielo, immagino non abbiate già degli studi,
che ci dicano quali magari fasce di età, piuttosto che gli uomini o le donne, sono più esposti a sviluppare sintomi e conseguenze di tipo neurologico? No, questi non sono dati di cui disponiamo ancora. Stiamo facendo una raccolta di dati. In realtà è un registro nazionale che è sotto l'egida della Società Italiana di Neurologia e stiamo raccogliendo proprio questo tipo di dati per vedere quali tipi di correlazioni esistono, come diceva lei prima, tra ricovero tra entità del Covid-19 e sintomatologia neurologica, ma questo credo che lo avremo solo nei prossimi mesi. Una osservazione, direi preliminare, nei nostri ambulatori ci fa vedere una, diciamo, l'occorrenza di questa sintomatologia in una popolazione relativamente giovane, tra i 40 e i 50, e con generalmente di sesso femminile, che presenta sintomi che possiamo definire relativamente moderati, ecco, nella loro entità. Però il dato interessante è la persistenza del sintomo. Ecco, un'altra domanda, ne approfitto di questo collegamento per farle un po' di domande. Nel caso in cui questi sintomi, quindi abbiamo detto da forti emicranie fino a episodi molto più complicati anche di tipo psicologico come gli attacchi di panico, ecco, se questi sintomi vengono correlati al Covid, vengono trattati in modo diverso che se non fossero invece sintomi normali? È una domanda molto pertinente. In realtà ci sta, diciamo, dibattendo su questo, perché da un lato è ovvio che il trattamento di una sintomatologia, ad esempio di un disturbo del sonno, ecco, di un'insonnia post-Covid, in realtà viene assolutamente gestita come lo verrebbe un'insonnia non correlata alla malattia. Di fatto, però, dicevo, l'osservazione è interessante perché si è visto che c'è un correlato infiammatorio e disimmune, quindi di un'alterata sfera immunitaria, in pazienti che presentano sintomi, come abbiamo detto finora, anche relativamente moderati, modesti, come può essere un disturbo del sonno piuttosto che dell'umore. Quindi, al di là del crollo, diciamo, dei livelli di quei neurotrasmettitori che si occupano di gestire le nostre emozioni, esiste un correlato infiammatorio che è strettamente collegato a questo. Quindi, in teoria, lei potrebbe supporre che agendo con degli antinfiammatori o con delle terapie che vadano a modulare il sistema immunitario, in teoria se ne possa uscire. Di fatto non è proprio così, perché quel tipo di terapie sono terapie molto delicate da gestire, che non vengono comunemente gestite ambulatoriamente, e né esiste un'indicazione di dare una terapia immunomodulante semplicemente perché c'è un'insonnia post-Covid, ecco. Ok, è chiaro. Senta, lei crede che chiunque accusi uno di questi sintomi, magari anche lieve, da avuto il Covid, la malattia, sia tenuto comunque a segnalarlo magari al proprio medico? Cioè, è meglio approfondire? Ma io direi di sì, anche se questo ovviamente viene lasciato alla sensibilità di ognuno di noi, e questo credo che faccia parte della norma. Però io direi di sì, semplicemente per verificare che questo sia tutto un brutto sogno, diciamo, o qualcosa di passeggero e non abbia come dire, degli strascichi a medio-lungo termine. Sostanzialmente quello che il nostro ambulatorio, ma anche lo studio nazionale si ripropone è proprio questo, proprio diciamo, monitoraggio di queste sintomatologie
questi sintomi, questi segni neurologici che apparentemente possono essere, come le ho detto, blandi, ma che non sappiamo, diciamo, se sono premonitori di qualcosa sul medio-lungo periodo o se se ne andranno nell'arco di poche settimane o di pochi mesi. Ecco, ancora due domande. La prima vorrei dire ai nostri ascoltatori come si fa ad accedere a questo servizio, a questo ambulatorio NeuroCovid, sia a Milano sia a Pavia. Dunque, è abbastanza semplice, nel senso che fanno entrambe capo al Mondino, quindi alla Fondazione Mondino. Su Pavia esiste un ambulatorio settimanale, Sistema Sanitario Nazionale, quindi basta telefonare al call center del Mondino e prendere appuntamento sì, mercoledì pomeriggio. Per Milano è sempre appunto il Mondino Health Center, quindi è sempre un'attività dipendente dalla fondazione. Anche lì esiste un numero telefonico da chiamare per prenotare la visita. E lo scopo è quello di coprire appunto il territorio in modo tale da rispondere anche alle esigenze che ci hanno posto gli stessi medici di famiglia. Quindi non è solo un'iniziativa che parte da noi, ma anche, diciamo, confortata e supportata dai medici di famiglia che in questo hanno sicuramente un ruolo fondamentale. E poi, professor Pisani, un'ultima domanda, perché ho ascoltato un'intervista in cui parlava appunto di questi sintomi neurologici lasciati dal Covid, e nell'ambito di questi citava il delirium notturno. E, devo dire che è uno dei sintomi che riportano anche coloro i quali hanno ricevuto la seconda dose del vaccino AstraZeneca e l'hanno presa un po' male, accusando appunto questa forma di delirio notturno con tremori, sudori freddi, eccetera. C'entra qualcosa? È proprio il virus che si comporta così. Ma lei sa bene che in linea di principio qualsiasi infezione virale, dalla mononucleosi al morbillo, all'influenza, possono, una volta superati certi livelli di infezione, anche di temperatura corporea, possono portare a una sintomatologia che si chiama delirium, è uno stato confusionale, con un'alterazione della motricità e della parola, sostanzialmente. Che il vaccino possa determinare un quadro simile o comunque un qualcosa che gli si possa paragonare, anche questo non mi sorprende, nel senso che ricordiamoci che i vaccini, diciamo, che portano comunque un vettore virale, soprattutto in questo caso parliamo di AstraZeneca e Johnson & Johnson, quindi una tecnologia diversa da quella dei più moderni. Però in entrambi i casi io induco una risposta immunitaria e una risposta infiammatoria nel soggetto. Tanto è vero che alcuni rispondono con un gran febbrone, altri rispondono magari solo con un po' di dolenzia al braccio. Quindi diciamo che ci può stare, non mi meraviglia e soprattutto non mi preoccupa perché quella indotta da vaccino è una cosa che si autolimita, dura 24 ore, 48 ore e poi sparisce, così come è avvenuta se ne va. Allora, io ringrazio il professor Antonio Pisani e le auguro davvero buon lavoro per quello che fate. Grazie, altrettanto a voi, grazie. Ora linea GR con il direttore Luca Levati. Lombardia, news, non ci fermiamo mai.